L'eruzione del vulcano Taal nelle Filippine, il governo ordina l'evacuazione totale di 500.000 di persone. Giacomo Segantini. Uno spettrale strato di grigio ricopre case e vegetazione. Armati di pale, gli abitanti dei paesi circostanti hanno cercato di ripulire le strade dalla cenere che continua a cadere fitta senza sosta. In molte zone la pioggia l'ha trasformata in fango, rendendo difficile l'evacuazione totale, si parla di 500.000 di persone, ordinata dal governo delle Filippine. Eccolo, il vulcano Taal, ieri il suo risveglio improvviso dopo un sonno durato 43 anni. Il cratere, situato in mezzo a un lago 70 km a sud di Manila, aveva regalato uno spettacolo incredibile, una colonna di fumo enorme con fulmini e saette. Oggi, con le prime fuoriuscite di lava, la meraviglia lascia il posto alla paura. Gli esperti temono un'eruzione esplosiva imminente. La nuvola di fumo è arrivata fino a Manila, il governo ha chiuso scuole e uffici, all'aeroporto cancellati centinaia di voli, mentre nei negozi le mascherine protettive sono andate esaurite in poche ore. La regina Elisabetta dice sì a